dei consumatori. Nel totale rispetto dell'ambiente, attualmente è insediata nell'incubatore di progetto manifattura il polo Clean Tech e dell'economia circolare italiano di Trentino Sviluppo. Il suo fondatore, Gianpiero Tessitore, architetto di Milano, nel 2014 inizia un approfondito studio in collaborazione con centri di ricerca specializzati. Adesso Dario esplode. Per analizzare 100% vegetale, ecco un leader. Io direi, caro mister Tessitore, le faccio i complimenti, perché complimenti. Così dell'uva non si butta via niente, farà un po' tipo il maiale, che si dice che del maiale non si butta via niente, noi usiamo il cervello perché la nostra caratura quella è, e in questo modo evitiamo anche di sprecare inutilmente gli avanzi, con tutto il rispetto, gli scarti di lavorazione dell'uva. Già qualche cantina ha quasi azzerato il costi, cioè no, gli scarti, sprechi, gli scarti l'abbiamo scarti visto anche quando siamo andati a Trebotti, per citarne uno a noi caro. Sì. Quindi tutti gli altri che ancora non si sono adeguati a far così avranno nella una sponda interessantissima su Vegea, che produrrà questa wine leather. Si è capito che c'è una pronuncia fantastica, fashion. And friendly. Ed ecco, volevo dare una notizia anch'io, se mi permetti. E sparane. Perché la nostra madrina, la nostra madrina Adelaide, della cantina Divina Provvidenza, il 2 giugno presso la sua cantina a Via dei Frati numero 140 a Nettuno dà una degustazione di bollicine di primavera. Esatto, mare di vino. Mi piace tanto. Esatto, mare di vino. Lo ricordo. Con quella nuova bottiglia bellissima. Pertanto vi aspetta dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 19, con ovviamente visita in cantina e la scoperta. Visita in cantina del Vidigno, che è proprio lì di fronte. Di rimpetto. E con la scoperta del cacchione spumantizzato. Lo dico con grandissimo piacere, perché Adelaide è una nostra veramente una carissima amica. Ogni volta che chiediamo, ovviamente fa un ottimo prodotto, ogni volta che chiediamo un favore è sempre pronta ad aiutarci, e mi ci è sembrato giusto annunciare questo bellissimo evento che poi ne fa un altro d'estate sotto le stelle, guardando la luna, almeno l'ha fatto l'altro anno, io ci sono stato, delizioso, speriamo che lo faccia quest'anno e ci andiamo tutti insieme. Non ricordo il giorno. 2 giugno. Il 2 giugno appuntamento a Divina Provvidenza da Adelaide per assaggiare i suoi meravigliosi vini. Noi ci staremo. Speriamo. 2 giugno, bisogna vedere un attimo che ci abbiamo da fare.
Ed eccoci qua a Radio Roma Futura. Siamo in diretta sempre su Radio Perbacco e per la siamo pronti, ci siamo fatti belli io e Luca, anche se ci ha richiesto parecchio tempo. Giacca e cravatta io mi sono messo stasera. Stai benissimo, complimenti. Infatti, si vede. E perché abbiamo la nostra prima telefonata internazionale. Internazionale. E scusa, da dove poteva partire? Sì, da dove poteva arrivare, esatto. Se non in... Sì. In Italia facciamo trasmissione, si parla di vino. L'altro paese al mondo dove si parla di vino, magari un po' così, non è particolare. No, non è Malta. Non è Malta. No. Siamo in diretta con la Francia, nella persona di Barbara Iasiello, alla quale diamo il benvenuto. Buonasera. Ciao Barbara. Buonasera. Ciao. Grazie per stare con noi in diretta su Radio Perbacco, Barbara. Grazie a voi di questo intervento. Allora Barbara, io volevo sapere intanto cosa fa la tua organizzazione, che io ho trovato su internet ovviamente, e poi ti ho chiamato e ho chiesto un tuo intervento per una cosa che ci ha incuriosito e dopo lo scopriremo fra un attimo. Allora, cosa fate di bello? Allora, io lavoro per l'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino. Quella che possiamo dire è l'Organizzazione Internazionale Le Nazioni Unite della Vigna e del Vino. Quindi noi siamo un'organizzazione intergovernamentale con 46 paesi membri e ci occupiamo di definizioni di prodotti del settore vitivinicolo, di pratiche enologiche, di metodi di analisi, di etichettaggio, di salute, di raccolte, analisi, dati per tutto quello che riguarda i prodotti derivati dalla vigna, quindi parliamo di vigneto, di uva, di produzione di uva da tavole, uva secca e vino. Uva secca pure? Stai andando via? No, guarda, resta con noi un altro po'. Abbiamo sentito ecco. Un rumoraccio. In realtà sono in strada, quindi okay. Uscivo dal lavoro, ecco, ho preso. Temevamo stessi andando via in motorino. No, sono ancora qua. Benissimo. Senti, e tu di cosa in particolare ti occupi? Ecco, io sono la responsabile del Dipartimento delle Statistiche, quindi mi occupo di raccolta e analisi dati del settore vitivinicolo, quindi la superficie vitata, quanta uva viene prodotta a livello mondiale, che tipo di uva viene prodotta, consumo di vino, di uva e commercio di tutti i prodotti. E questi dati poi vengono messi a disposizione di tutti i paesi che fanno parte di questa società? I dati sono messi di questa organizzazione. Allora, i dati sono messi a disposizione non solo di tutti, ma sono disponibili gratuitamente sul nostro sito internet che vi suggerisco di andare a consultare, perché ci sono un sacco di informazioni interessanti, news su concorsi di vino, nuove regolamentazioni per quanto riguarda le pratiche enologiche. Il sito è www.oiv.int come internazionale e appunto tutti questi dati sono consultabili e scaricabili gratuitamente. Grazie, abbiamo già provveduto a linkarlo ovviamente all'interno della pagina Radio Perbacco su Facebook. Allora, dato che ci hai detto queste cose, io ti ho chiamato perché ho visto una cosa un po' particolare che vorrei che tu ce la spiegassi su il vino sfuso. Sì. Allora, sì. Raccontaci un po', che cosa vi state inventando? Allora, noi non ci siamo inventati niente. Allora, penso che è un'iniziativa, possiamo dire sì, un'iniziativa nata dalla nostra organizzazione. Allora, ogni prodotto ha quello che si chiama un codice per le dogane, quindi ogni prodotto che passa una frontiera è categorizzato da un codice, quello che si chiama il codice del sistema armonizzato. Per il vino, sino all'anno scorso, esistevano tre diversi tipi di codici. Il codice che identificava il vino fino a 2 litri, il codice che identificava i vini al di sopra di 2 litri, quelli che chiamiamo vini sfusi, e poi c'è il codice che identifica i vini effervescenti. Quindi quando uno vuole fare un'analisi, cercare dati sulle categorie di vini che vengono esportati e importati, abbiamo queste tre categorie. Che succede? Che per quanto riguarda i vini sfusi c'era un'unica categoria di vini che vanno oltre i 2 litri.
Quindi in questa categoria rientravano il vino che il consumatore può comprare dal cavista o al supermercato, come i 100 o i grossi contenitori di vino che hanno altre finalità, come per esempio l'imbottigliamento in un altro paese. E questo rendeva fino all'anno scorso difficile l'analisi del settore, quello che in inglese viene chiamato il bag in box, per dirci il tavernello, che è un settore che è molto in espansione. Se pensate che nei paesi scandinavi rappresenta il 50% delle vendite, quindi era, diciamo, un segmento del settore che non si riusciva ancora bene a colmare, ad analizzare, a comprendere, sì. Poi è arrivata Super Barbara e ha messo tutto a posto. Ok, perfetto. Abbiamo messo tutto a posto. Abbiamo proposto di inserire una nuova categoria, quindi a partire da quest'anno avremo la possibilità di andare a analizzare i vini che sono esportati o importati tra 2 e 10 litri. Quindi generalmente sono quei vini che sono più destinati al consumo diretto, soprattutto per quanto riguarda i 2 e i 4 litri. Per appunto analizzare questo settore che è in aumento anche in Italia. Pensiamo al Tavernello, sono dei vini che stanno aumentando molto in qualità, anche perché le tecnologie che ci sono dietro queste scatole permettono di conservare il vino molto bene. Guarda, io sul Tavernello ancora qualche piccolo dubbio sulla qualità ce l'ho, però quello è un altro problema. Io però ho visto che poi ci devo tornare questa sera, credo che tu conosca Italy a Roma, credo che forse ci sei passata. Sì, sì. Ecco.